Franco Insoglia. Oggi tramonte il sole di mezzanotte con me Norvegia. Entri nei miei pensieri e fai mille dribbling, sei qua Raschelia. Calda allucinazioni, cerco soltanto una certezza. E ci sei tu, nella mia testa, sei come un'osi, ho solo un'altra cerveza. Cerveza. Macarena, ma se perdiamo il controllo non è mai cosa buona. Nei locali siamo pirati messicani, sulla nostra bandiera c'è una calavera, Cerco di capire se sei vera come lo è, perché sto impazzendo solo sopra un'isola con Zoe. Parlo con te tutta la sera, stupida e bionda la mia cerveza. Ricorda che in questa notte che va, sei la mia amara metà. In questa notte che va, sei la mia amara metà. Oh, oh, oh. Una sorpresa nella cabeza. Sposiamo già la spiega, sbagliamo un samba. Suona la musica, amnesia e nada más. Mattina e sera, cameriera, un'altra cerveza. È Zac Radio. Mixa Franco Insoglia. Mixa Franco Insoglia. Zacradio.net. Ora in onda 100% granata. Un colore e una passione sono lo sport su Zacradio. 100% granata. Buonasera amici sportivi di Zac Radio, benvenuti, ben ritrovati, noi ci siamo. Il Trapani Calcio conquista la Serie C domenica sera al termine di una serata che definire spettacolare è probabilmente riduttivo, appunto battendo il Siracusa conquista la matematica certezza che il prossimo campionato giocherà in Serie C. Questo è ovviamente l'argomento principale di questa sera. Abbiamo iniziato così, ho voluto iniziare così, anche perché in questo momento mi sento un po'
un lupo solitario qui in studio, perché a parte il signor Franco insieme a me non c'è nessuno, arriveranno gli altri tra poco, al netto di qualche defezione dovuta a qualche problemino di salute, perché la serata appunto di domenica probabilmente ha fatto qualche ferito. Noi siamo un pochino avanti con gli anni, e quindi stare fino a notte fonda con all'aria, come dire, all'aria fresca non ci ha giovato. Signor Franco, mi dica. Parlo? Parla, assolutamente. Buonasera al nostro pubblico. Questa è una, voglio specificare, questa è una trasmissione sportiva. Ci fa vedere la maglietta, signor Capitano? Ma solo per quelli che sono collegati su YouTube, insomma. Come minimo. Beh, quelli, insomma, che sono collegati in radio. La maglietta celebrativa della Curva Nord, nella quale c'è scritta "Ci risiamo". Sulle spalle ci sono i nomi di tutti i giocatori. Quindi mi sembrava giusto questa sera, insomma, iniziare, o come dire, indossarla durante la trasmissione. Dove si può trovare questa maglietta? Ma credo che non ce ne sono disponibili. Se vuoi posso darti la mia senza lavata, dovrebbe valere anche di più. No, niente, signor Capitano. mi verrà. Arriva uno dei nostri alfieri. Ciao Nino Perinello, buonasera. Pensavo che erano disponibili. Allora, detto questo, il menù, ovviamente, come ho detto, piatto principale, antipasto primo e secondo, e chiaramente la promozione del Trapanica. No, Franco, non ce ne sono cose da mangiare, era una metafora. È appunto la promozione del Trapani Calcio. Non mancheremo ovviamente di parlare anche di basket, visto che comunque anche il basket, dico, non è che diciamo può passare inosservato. Ha giocato sabato sera, ha vinto sabato sera contro Trieste, ma soprattutto hanno esordito Amar Alibegovic e Stefano Gentile, gli ultimi due nuovi acquisti della Trapani Shark, insomma, del presidente Antonini, per aumentare il tasso tecnico nella corsa verso questa promozione in Serie A, che insomma il sogno mai nascosto della squadra, soprattutto della proprietà, insomma, mai nascosto sin dal primo giorno di lavoro. E allora, questa sera avremo un ospite particolare con il quale ovviamente parleremo sicuramente di calcio, insomma, perché come detto è l'argomento principale, ed è il responsabile della comunicazione di Sport Invest, e quindi di conseguenza, diciamo, anche di Trapani Calcio e di Trapani Shark, e cioè a dire Paolo Cericola, con il quale ci colleghiamo tra qualche minuto. Dobbiamo andare di fretta perché ci ha chiesto la cortesia, che aveva un impegno. Io lo ringrazio già da adesso per essersi reso disponibile, quindi facciamo subito la prima pausa musicale. Noi ci siamo comunque. Noi ci siamo e ci rivediamo. Ciao Severin, grazie a Dio. Perché ce lo scrive Severin anche. Va bene. E allora, prima pausa musicale e poi ci ritroviamo in diretta su zaccradio.net e parleremo con Paolo Cericola. Puoi ascoltare Zac Radio sul nostro sito www.zaccradio.net www.zaccradio.net, o se hai uno smartphone Android, scaricare da Play Store la nostra app Zac Radio Sicilia. Per tutti gli altri device, scarica dallo store TuneIn, metti Zac tra le stazioni preferite ed ascoltaci tutto il giorno. Tutti i giorni. E se hai uno smart speaker, puoi dire: Alexa, quali sono le mie stazioni preferite su TuneIn? Cerco l'ultima stazione che hai ascoltato su TuneIn, chiamata Zac Radio Sicilia, Trapani. Per rimanere in contatto con noi, WhatsAppaci al 345-07-97-233. E non dimenticare di mettere un like sulla nostra fanpage, facebook.com/Zac Radio. Per seguire live tutte le nostre dirette. Zacradio.net, la tua radio. Della C-Lifestyle and Bolerice, e anch'io ascolto Zac Radio. Eccoci qui di nuovo in diretta con 100% Granata. Come potete sentire dalla mia voce che è un po' tirata, siamo qui a festeggiare. Dica, signor Franco. No, dico, domenica è andata a cantare lei, quindi per questo c'è la voce. Domenica non solo sono stato a cantare, sono stato ad urlare, ad incitare, quindi diciamo che mi sono dato da fare e i risultati si sentono. Quindi non è un canterino comunque, non canto perché sono stonato. No, è io meglio che non canto, perché altrimenti diciamo che... Si mette a piovere. Bravo.
Però abbiamo festeggiato, abbiamo urlato, abbiamo fatto un po' di baldoria, come era giusto che fosse per festeggiare questo ritorno tra i professionisti. Io non c'ero, ma è come se c'ero, perché vi ho sentiti gridare a Piazza Vittorio, perché sì, io vedo lì vicino. Diciamo che allo stadio eravamo qualche migliaia e quindi ci hanno un po' sentito per la città. Come detto, siamo qui a festeggiare, a parlare del ritorno tra i professionisti della Società Granata a distanza di 4 anni da quel 2020, da quell'ottobre 2020 che segnò, ahi noi, in malo modo, l'abbandono dei campionati professionistici, anzi proprio la sparizione del vecchio Trapani Calcio S.P.A. Ma adesso è tutta un'altra storia, è tutta un'altra musica. E quindi da ufficialmente... Adesso è il Trapani del presidente Antonini, esatto. Uno sicuramente dei più valenti collaboratori e comunque dei protagonisti di questa cavalcata stagionale, che fra l'altro lui è un po' il cantastorie di questa cavalcata. Ci ha accompagnato per tutta la stagione. La voce ufficiale delle partite del Trapani Calcio è con noi, e per questo lo ringraziamo per la sua disponibilità, Paolo Cericola. Ciao Paolo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, bentrovati e grazie dell'invito. Paolo è il responsabile della comunicazione di Sport Invest e quindi di conseguenza diciamo di Trapani Calcio e di Trapani Shark e, come detto poc'anzi, la voce ufficiale appunto delle telecronache del Trapani Calcio. Erano le 22:28, lo hai sottolineato quando l'arbitro ha fischiato il triplice fischio. Quindi sono trascorse insomma poco meno di 48 ore. Cosa c'è ancora nella testa di questa serata che è stata meravigliosa, insomma? Nella testa c'è tanta soddisfazione e tanta consapevolezza di responsabilità. Perché ti dico la verità, io non scopro l'acqua calda, non vi do una notizia nel dirvi che non sono trapanese, ovviamente. Però lavorare per la squadra, la società della città, sapere quanta apprensione, quanto amore, quanto desiderio c'era fin dai primi minuti, perché insomma ieri poi il presidente in conferenza stampa ha ribadito l'altro ieri un po' di situazioni come quelle delle prime conferenze stampa quando io ancora non c'ero, perché io sono arrivato ai primi di luglio, ma quando lui parlava sembrava veramente che si stesse parlando con un marziano, perché continuava a dire delle cose che erano insomma abbastanza sorprendenti, soprattutto in quel momento. Il grande merito del presidente è sempre di fare quello che dice, e nel mondo del calcio, nella vita in generale, ma nel mondo del calcio, insomma, ahimè, di persone così ne ho trovate veramente molto poche. Quindi in me c'era la grandissima responsabilità di dover raccontare ad una città, a una tifoseria, a un popolo che poi dopo si è riversato per strada, quelle che erano le emozioni, e se tu senti quei pochissimi secondi delle sono le 22:28, a me a un certo punto, lo confesso, mi è salito il groppo in gola, e quindi ho avuto un momento di silenzio per riprendere poi di domenica 7 aprile 2024 il Trapani in Serie C. E lo dico in questo momento e mi emoziono nel raccontarlo ancora. Quindi... Ma viva l'emozione, guai se non fosse così, ci mancherebbe, guai se non fosse così. Direttore, lei parlava di quando la... No, dammi del tu, se no mi sento vecchio. Va bene, allora Paolo, tu parlavi di quando appunto nelle prime conferenze stampa il presidente raccontava a noi tifosi o comunque esprimeva a noi tifosi quelli che erano i suoi progetti, quelle che erano le sue idee, quelli che erano i suoi obiettivi. Non ti nascondo che noi le prime volte che lo abbiamo sentito a maggio, quando lui si è approcciato alla città di Trapani e ha manifestato l'intenzione di acquisire allora le quote dall'ex presidente La Rosa, a sentirlo parlare, come hai ben detto tu, rimanevamo a bocca aperta e non capivamo se eravamo svegli, seppure se stavamo sognando, se ci trovavamo in una realtà parallela. Poi ovviamente i fatti hanno dimostrato che non erano soltanto parole, ma erano azioni e fatti molto concreti. Infatti una domanda che ti voglio fare: quando tu hai ricevuto la chiamata dal presidente per venire a ricoprire il ruolo di responsabile della comunicazione della Sport Invest, tu che diciamo ti sei occupato di Lazio, quindi di una società storicamente molto importante nel panorama nazionale e internazionale, scudettata, Coppa Europea, quindi arrivare in una città di provincia come Trapani
che stava ricostruendo praticamente da zero la sua storia. Cosa hai pensato e soprattutto qual è stato il tuo approccio con la città di Trapani, con la realtà di Trapani? Ma guarda, io ieri ho scritto un post su Facebook. Io non sono un uomo che ama particolarmente i social, ma da uomo di comunicazione non posso non avere i social. Ho scritto questo post, ho messo tre immagini, un mio abbraccio con il presidente, un mio abbraccio che avete visto tutti con Alfio Torrisi, perché Torrisi è stato così, mi ha sorpreso. Io con Alfio ho un rapporto straordinario, come ce l'ho col presidente, col direttore, per fortuna, però in quel modo, alla fine della conferenza stampa, Torrisi che mi ha chiamato dentro, poi abbiamo preso insomma la birra, puzzavamo veramente in una maniera indegna. abbiamo visto. Dopo la partita mi ha fatto enormemente piacere. Ti posso dire che il primo approccio che io ho avuto con il presidente l'ho avuto per interposta persona, perché io non conoscevo Valerio Antonini. Lo conosceva ovviamente Claudio Anellucci, che ha avuto una parentesi come direttore generale del Trapani, sapete tutti, sì. Che è stato insomma Claudio proprio ad avvicinare il presidente. Prima lo ha avvicinato assolutamente la moglie, la signora Ambra, che oggi è la nostra vicepresidente, con l'idea di comprare il Trapani. Poi piano piano c'è stata la presenza di Claudio Anellucci. Io conosco Anellucci come procuratore sportivo ovviamente da tempo, e lui un giorno mi disse: ti devo fare incontrare una persona che ti vuole conoscere. Sono andato all'appuntamento, perché nella vita bisogna sempre andare a vedere le cose, mai dire di no a prescindere. E ho trovato, beh, l'esperienza questo mi ha insegnato, e ho trovato questo imprenditore che mi ha detto: così come voi l'avete conosciuto, io ho questo obiettivo, io ti sentivo per radio, conosco la tua storia, so che nella vita hai fatto praticamente tutto, perché io ho avuto la fortuna professionalmente di vivere le sette sorelle, quindi il momento più importante ed economicamente più florido del calcio italiano, quindi Milan, Inter, Juventus, Parma, Roma, Lazio e Fiorentina. Nel mio palmarès mi mancava e mi manca, ahimè, soltanto l'Olimpiade, però questo trasporto, questo uomo così convinto, mi ha suscitato molta curiosità. E quindi a un certo punto mi ha detto: vieni a vedere a Trapani. Mi ha parlato in maniera assolutamente convincente, portandomi a vedere Trapani, e io Trapani non la conoscevo, devo essere onesto, conoscevo la parte opposta della Sicilia, quella che insomma conoscono un po' tutti a livello maggiormente turistico, quindi Catania, Taormina e quant'altro, e invece Trapani mi è piaciuta immediatamente, subito. E devo essere sincero, credo che ci siano pochissime città di mare che hanno quel mare in città, perché i primi 10-15 giorni sono stato nella zona centrale, e con l'asciugamano in 5 minuti andavo alle botteghelle, c'è un mare trasparente che fa invidia veramente a chiunque. In più ho preso il gommone e nell'unico giorno libero sono andato a Favignana, ho mandato una fotografia ai miei figli, gli ho detto: ragazzi, io sto messo così, ma hanno risposto: cosa sono le Maldive? Dico: no, è la Sicilia, è l'Italia. Questa è anche una parte d'Italia che purtroppo si conosce molto poco. E poi piano piano ho fatto un secondo incontro con il presidente, che mi ha detto chiaramente quello che voleva. La mia prima risposta è stata: presidente, io sono insomma legato a un'azienda da 26 anni dove lavoravo, ho fatto tutto nella mia vita, il prossimo anno farò la Champions League, la Serie A onestamente qualche perplessità ce l'ho. E lui mi ha detto: pensaci. E io ci ho riflettuto sopra, a distanza di qualche giorno mi ha richiamato dicendo: guarda, era metà luglio più o meno, perché non vieni una seconda volta, c'è il compleanno di mio figlio, ti prendi un altro weekend per venire a vedere meglio. E io sono sceso, quando ci siamo salutati... Pronto? No, la linea non è caduta perché il segnale ce l'ho, però adesso casomai proviamo a richiamarlo e facciamo prima. Vabbè, capita nelle migliori famiglie. Il bello, vediamo cosa succede. E dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati a metà luglio, nel momento Pronto? In cui... io ho la mia sensazione che gli sia scaricato il cellulare. Potrebbe anche essere, vediamo che succede.
Vabbè, ricordo che siete collegati su zaccheradio.net, che questo è 100% Granata e che eravamo in contatto. Eccolo qua, forse l'abbiamo ribeccato. Eccolo, Paolo. Eccolo. Sono qua. Ok, stavamo dicendo alla seconda volta che sei arrivato a Trapani, che sei sceso sì, a Trapani. Sì, la seconda volta che sono arrivato a Trapani, sostanzialmente in cuor mio avevo già deciso, questo lo sapevo il presidente, non lo sapevo ancora io, sostanzialmente. Perché quando sono partito mi ha detto vabbè allora ci rivediamo tra quanto 20 giorni, devi ancora andare in ferie, ho detto presidente veramente vorrei metabolizzare, ma che tu hai già deciso, se no non saresti tornato, e aveva ragione, avevo già deciso. Beh, devo dire una cosa, non ho la presunzione di conoscere Valerio Antonini e quantomeno quanto lo conosca tu, però devo dirti che un pizzico fortunato sei stato, perché ti ha dato la seconda occasione, voglio dire. Perché non, credo. Da pochi dici tu. No, non è così, e credetemi, è un uomo che legge le cose con grandissimo anticipo. Io ho avuto la fortuna di conoscere il Berlusconi del Milan o il Moratti dell'Inter, tanto per fare qualche nome, o la Juventus migliore di Beppe Camoggi e Giraudo con la famiglia Agnelli alle spalle. Io un imprenditore con queste capacità, con questa lettura, anche in anticipo degli eventi, faccio fatica a ricordarla, e soprattutto ha dalla sua l'età, è un imprenditore giovanissimo, al contrario degli altri che comunque avevano una settantina d'anni almeno e si affidavano tanto ad altre persone, lui è uno che fa tutto in prima persona e ha una forza imprenditoriale incredibile. Ma ce ne siamo accorti della sua capacità di leggere il futuro, comunque anticipare quello che accadrà, perché aveva da tempi non sospetti preannunciato la vittoria del campionato in casa contro il Siracusa, e così è avvenuto. Invece Paolo, andando più sul tuo lavoro e su quella che diciamo quello che è il tuo compito, sono le tue mansioni all'interno della Sport Invest e quindi nel campo della nella gestione della comunicazione sia del Trapani Calcio che del basket, cosa hai trovato e qual è stato, quali sono state le prime, i primi input o comunque le prime linee guida che hai voluto dare per andare a riorganizzare e riassestare il comparto comunicazione? Ma io credo che già le conferenze stampa siano un esempio di quello che ho cercato di portare. Io ho portato la mia esperienza, io ho messo a disposizione della società quella che era la mia esperienza, quello che in questo lavoro si fa rubandolo con gli occhi, perché poi ti possono raccontare quello che vuoi, ma io sono uno di quelli che le cose le deve vedere, deve assolutamente stare sul pezzo, le deve seguire H24. Purtroppo lavoro nella teoria che il dettaglio fa la differenza e cerco di metterlo in pratica il più possibile, e quindi anche sul fronte comunicazione avete visto quanta attenzione c'è mediatica, quanto è stata curata la sala stampa. Io me la ricordo la sala stampa dello Shark quando sono arrivato nelle prime riunioni con il presidente, lo staff. Oggi diciamo che non sono neanche lontani parenti, stiamo parlando proprio di una cosa lontana dalla realtà, ma nella testa non soltanto mia, che ripeto, venivo da un massimo livello di professionismo, ma neanche ovviamente nella testa del presidente, tant'è che immediatamente quello è stato pressoché raso al suolo. Poi è ovvio che anche sotto il profilo della comunicazione ci vuole l'annusarsi, il piacersi, il capirsi, e questo ovviamente ci ha messo del tempo. Alla luce di tutto questo, devo essere sincero, nelle prime magari perplessità che ci potevano essere di un uomo che non è di Trapani, non è neanche siciliano, arriva da fuori, arriva sì con un certo tipo di pedigree, ma comunque nessuno lo conosce a livello proprio personale umano, oggi la situazione a distanza di 8 mesi è tanto cambiata. Ma com'è Trapani? Non solo dal punto di vista sportivo, diciamo in generale. Perché sai, noi trapanesi facciamo presto a dire che a Trapani manca quello, e c'è quel problema, c'è quell'altro problema. E c'è... Io credo che i problemi ci sono un po' dovunque. Io probabilmente arrivo a Trapani anche in un momento nel quale, adesso voi mi direte sei pazzo, Roma mi sta un po' stretta, perché Roma è diventata una città di 8.000 persone nel caos più assoluto,
molto molto disorganizzata, purtroppo. Lo dico e sottolineo purtroppo, perché comunque è la mia città e sono innamorato della mia città. Ma io tutte le mattine che prendo la macchina e apposta faccio tutto il lungomare fino ad Erice, fino al Falcone Borsellino, dove poi vado su verso lo stadio, quella, soltanto quella vista mi rimette al mondo. E quando scendo, quasi tutte le sere verso il tramonto, se non ha già tramontato, mi viene in mente una frase di Serse Cosmi, che di questo potete essere sicuramente... Già sappiamo dove vai a parare. Esattamente, quando parlò di quel tramonto, no? Sì. E quelle sono già delle immagini che ti veramente rimettono in pace con il mondo. Io, ripeto, faccio proprio apposta quella strada la mattina e la stessa la faccio al ritorno, proprio perché quell'inizio e quello fine di giornata mi dà una sensazione talmente tanto di positività che veramente mi fa andare con il sorriso a lavorare e mi fa scendere con il sorriso verso casa. Senti, un'ultima cosa per rispettare l'impegno che avevamo preso, ma che sensazione c'era nel raccontare domenica sera la partita con quello stadio, diciamo, vestito a festa come era il provinciale domenica sera? Di grandissima responsabilità, credimi, enorme responsabilità, perché io non sono stato a guardare la categoria, devo essere onesto e sincero. Il primo messaggio che mi è arrivato da chi mi ascoltava, ovviamente i primi giorni, non conoscendomi, una persona che, insomma, non sto qui a raccontare, mi ha mandato un messaggio dopo la prima partita in Coppa Italia, che se non ricordo male fu a Sant'Agata, sì. Mi disse: sei sceso dalla Serie A alla Serie D come se nulla fosse, e questo per me è stato un grandissimo complimento. Però vedere quello stadio riempirsi piano piano e avere più di 8.000 persone che sono lì, ma soprattutto una città, una regione, perché ricordiamoci che in quell'occasione Telesud già dal giovedì era entrata sul regionale, e quindi sai che entri nel cuore di tanta gente, ci devi entrare in punta di piedi e con il massimo rispetto. E io spero di averlo fatto nella maniera migliore, di aver dato ai trapanesi una sensazione anche di emozione che ho vissuto veramente. Beh, ancora c'è qualche altra telecronaca importante che ci aspetta da qua a fine stagione? Assolutamente, ci sono altri due. Intanto c'è l'appuntamento della finale di Coppa. Adesso vi sento male. No, stavamo dicendo almeno un altro paio, ma forse anche di più, di telecronache importanti ci sono. Come se fosse subacquei. Ancora non ce l'abbiamo fatta. Ancora siamo sopra l'acqua, ancora siamo. Come ci senti adesso? Pronto? Va bene, dai, facciamo così adesso nel caso. Pronto? Va bene, rimetto giù e lo richiamo per salutarlo, esatto. Giusto per salutarlo, e a posto così. Va bene, chiaramente stavamo dicendo che la finale di Coppa Italia sicuramente ci sarà, e quindi e poi vedremo questa pool scudetto come si svolgerà. A parte che mancano 4 giornate alla fine del campionato, anche se comunque non vuol dire... No, vuol dire più nulla per Trapani. No, per noi non vuol dire più nulla, molto ricordiamolo, la pool scudetto. Aspetta, sentiamo. Ecco Paolo. Va bene, era comunque solo per salutarti. Stavamo dicendo che almeno un altro paio di telecronache importanti ci saranno. Ovviamente ci riferivamo alle due finali di Coppa. Quindi... ma poi avremo la pool scudetto, eh? Esatto. Ricordiamolo che il è lunga, fino al 12 giugno è lunga ancora. Vabbè, ma... divertente e molto lunga. Ci ruberete qualche domenica di mare, questo lo devo dire, perché a giugno noi già è da un pezzo che andiamo al mare. Vabbè, si può scaricare anche sul telefonino, le trasferte forse, ma... le trasferte dico io ovviamente, le partite in casa assolutamente tutte al provinciale. Ci abbronziamo al provinciale, perché tanto, almeno per quanto mi riguarda, messo in gradinata abbiamo il sole davanti e quindi una abbronzatura impeccabile riesce anche allo stadio. Va assolutamente bene. Sì. Va assolutamente bene Paolo, sì. Grazie per la tua disponibilità, grazie per queste ancora. 4 chiacchiere che abbiamo a fatto. Voi.
In bocca al lupo voi, per questo proseguo di stagione. Serata, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e trapanesi. Ovviamente. Grazie, grazie, un saluto a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Paolo. Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indosso a testa alta sul collo. La mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Da snodare piano piano con l'età. Eppure sta una Pasqua, guarda, zero drammi. Quasi quasi cambio di nuovo città. Che stare fermo a me mi viene la noia. Senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total. Ah, è la cumbia della noia. La cumbia della noia. Total. Nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male. Allora dico che è difficile campare. Business, parli di business. Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess. Allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire in questi giorni usati. Vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Sono Marco Mollura, capitano della Pallacanestro Trapani e anch'io ascolto Zac Radio. E allora 21:48, zacradio.net, 100% Granata, questo primo appuntamento, o meglio questo appuntamento del 9 di aprile, che è insomma il primo martedì dopo questa promozione. Dopo questa promozione in Serie C del Trapani Calcio. Questa sbornia di domenica sera. Assolutamente, abbiamo fatto questa chiacchierata con Paolo Cericola, che ringrazio, responsabile della comunicazione di Sport Invest, e quindi diciamo di conseguenza di Trapani Calcio e Trapani Shark. Allora, volevo ritornare con te, Nino, un attimino proprio sulla serata in generale, non specificatamente sulla partita. Una serata che è iniziata presto, perché poi insomma sin dalle prime ore del mattino la testa fondamentalmente era là. Ma anche già da prima. E credo che insomma il gesto più comune per tutti sarà stato quello di guardare l'orologio per dire ma a che ora andiamo. Insomma, personalmente ho fatto una mezz'oretta circa di fila per entrare. Però devo dire, intanto è stata una fila molto lineare, senza particolari eccessi. C'era un clima sereno, si camminava anche abbastanza speditamente, quindi devo dire la macchina organizzativa, io mi riferisco al lato gradinata da dove sono entrato io, non so negli altri diciamo settori, ma credo che però, se ha funzionato in gradinata, che è il settore più numeroso da questo punto di vista, credo, anche perché
La tribuna, ricordiamo, è divisa in settori laterale e centrale, quindi ognuna con il proprio ingresso indipendente. Le curve sono di, diciamo, soprattutto la curva nord, è sì numerosa, ma non di certo ai livelli della gradinata, quindi per cui diciamo che se ha funzionato la macchina organizzativa, e te ne do conferma perché anche io ero in gradinata, ho fatto un po' più fila di te, ma forse perché sono arrivato un 5-10 minuti dopo. Beh, diciamo dopo. Quei 5 minuti, esatto, che fanno la differenza. Però anche confermo che la fila era abbastanza fluida, scorrevole, anzi tra le altre cose è l'occasione per potersi confrontare con i tifosi, fare delle battute e quindi cominciare già a vivere il clima partita sin dall'ingresso al provinciale, allo stadio. Poi diciamo, come hai detto bene tu, questa atmosfera di attesa spasmodica si respirava già dalla mattina, ma anche già dai giorni precedenti, perché tutti sapevamo e conoscevamo l'importanza di questa gara, sapevamo ed eravamo consapevoli che una vittoria ci avrebbe finalmente spalancato le porte della Serie C, quindi del calcio professionistico. Doveva essere una festa ed una festa è stata. Il colpo d'occhio del provinciale è stato bellissimo, come non si vedeva da tanto tempo. Finalmente il press ha raggiunto l'obiettivo di riempire questa benedetta gradinata e quindi di vedere davanti a sé un muro completamente granata. E c'è stata anche quella disponibilità ulteriore dei 404 posti del settore ospiti, esatto, essendo stata vietata la trasferta. E quindi questo ha contribuito a rendere proprio lo stadio totalmente, esatto, granato. E bisogna anche ricordare il grandissimo successo di pubblico di tutta la stagione, perché ricordiamolo, più di 3.000 abbonamenti a scatola chiusa, perché è vero che durante l'estate era stata costruita quel popò di rosa e di squadra che poi ci ha portato alla vittoria del campionato, ma comunque non sapevamo a che cosa si potesse andare incontro, non sapevamo che risultati si potessero avere. L'entusiasmo, la voglia, la determinazione anche del presidente Antonini ha spinto più di 3.000 persone ad abbonarsi. I risultati visti soltanto ai tempi della Serie B e neanche in tutti gli anni della Serie B in cui abbiamo giocato in Serie B. Operazioni intelligenti, diciamo, di promozione, esatto, il discorso dell'abbonamento unico che ha, come dire, sostenuto sia l'uno che l'altro, mi riferisco tra calcio, esatto, e basket. Tra le altre cose bisogna ricordare anche che oltre agli abbonamenti, ogni domenica e ogni partita casalinga era stato importante il numero di biglietti e di tagliandi venduti durante la settimana, dalle 4.000 alle 5.000 presenze fisse ogni partita casalinga, che in Serie D a Trapani almeno negli ultimi tempi difficilmente si erano visti, perché anche nei periodi migliori, nelle categorie più inferiori, diciamo, questi numeri si raggiungevano soltanto magari nelle battute finali, nelle ultime partite che segnavano, avrebbero segnato la promozione alla categoria superiore. Quindi questo per dipingere un po' e rappresentare al completo quello che è stato l'entusiasmo e quella che è stata la stagione per intero dei granata. Per tornare alla partita, giustamente colpo d'occhio spettacolare, come dicevi tu, è sensazione veramente di come dire, trovarsi altrove, non al provinciale, nei momenti che so, quando per esempio tutti hanno sventolato le oltre 6.500 bandierine che coloravano il palazzetto e lo stadio. E poi dico personalmente, grande emozione per quello che ha scelto di fare la curva, perché la curva praticamente ha fatto non una sola coreografia, perché durante la partita ci sono stati almeno tre momenti importanti. Il primo sicuramente è stato all'inizio, quello di dedicare la coreografia iniziale all'entrata in campo delle squadre a Paolo D'Angelo, Pablito. Il suo faccione campeggiava per l'intera curva. Ma non solo, io ricorderei anche lo striscione che campeggiava in basso alla con curva. Con scritto la curva nel tuo cuore, tu nel cuore della curva. Esatto. Questo proprio per sigillare
quella che è la realtà dei fatti, ossia Pablito nella mente di tutti noi, io che sono diciamo più piccolino, ormai tra virgolette non più giovanissimo, ma comunque ancora tra i giovani tifosi Granata, mi ricordo da ragazzino Pablito per noi era la curva nord, era il rappresentante della curva nord. Mi dai l'occasione per ripetere una cosa che ho detto allora: Pablito tra qualche giorno ci sarà l'anniversario della sua morte, il terzo anno credo. Esatto, in tanti di noi un soldino per la curva, un soldino per Pablito, questo era il suo motto. L'ho detto all'epoca, lo ripeto adesso, l'ho ripetuto qualche altra volta quando ne ho avuto l'occasione. Non so se è un qualcosa che si può decidere o se comunque deve passare da qualche parte, ma io dico la mia. Io intitolerei la curva nord assolutamente a Pablito, perché era casa sua. Quando lui è venuto a mancare, ricordo di aver fatto una metafora che è come quando tu metti il nome nel campanello, no? Per identificare che è casa tua. In questo caso, se la curva un giorno, io personalmente spero prima possibile, venisse appunto dedicata a Pablito, sarebbe come se ci fosse appunto il suo nome sul campanello, perché quella era casa sua. Assolutamente, Marco, lo ricordiamo presente in ogni momento positivo e negativo, esatto, della storia del Trapani. Ci metteva sempre la faccia, ci metteva sempre la sua presenza nel bene e nel male, e ripeto, lui rappresentava la curva nord e rappresentava il tifo di Trapani, l'amore verso questa maglia. Appunto, questo è stato il primo momento, poi ce n'è stato un altro anche lì di grande commozione, purtroppo con il ricordo del bambino, del ragazzino Riccardo, che purtroppo è venuto a mancare a causa di una brutta malattia proprio due giorni prima della partita. E niente, poi infine al fischio finale la terza, chiamiamola coreografia, insomma uscita di striscioni con la vittoria, con la certificazione della vittoria, e anche un po' di sano sfottò nei confronti degli avversari, ci sta, voglio dire, game over, insert coin, è stato credo anche abbastanza divertente. No, ma infatti devo dire una cosa, da questo punto di vista la tifoseria Granata ha dimostrato grande sportività, grande intelligenza e grande maturità, perché ci sono stati gli sfottò, come è giusto che siano, ma sono stati sfottò legati al campo, sfottò che non sono mai andati oltre, e quindi complimenti davvero a tutto il tifo Granata, perché ha dimostrato per l'ennesima volta che bisogna saper perdere, diceva qualcuno, ma bisogna anche saper vincere. No, ma poi dico, non per voler essere a tutti i costi come si dice, tifosi, forse qualche giocatore del Siracusa ci ha provato a non dico a rovinare la festa, ma insomma a accendere un pochino gli animi, ma insomma ci è voluto poco. Noi gli vogliamo bene lo stesso. Bene lo stesso. Va bene, allora signor Franco, facciamo una pausa e dopodiché magari parliamo un pochino anche della partita, perché c'è stata una partita in mezzo a tutto questo c'è stata una partita. Ma una cosa importante da dire, una cosa che se vedi, ho trovato il disco che tu volevi ascoltare, quindi, che tra l'altro io so che c'avevo, però non lo trovai, però lo metterai alla fine, così la costringi a seguirci fino all'ultimo. Ma che c'entra, lei mi segue se fino all'ultimo, senza di me dove va, come voi, senza di me dove andate, cosa ascoltiamo, pezzi Franco? Magnetici che non siete altro. Ma che cosa c'è? No, il disco si chiama Maniac, quindi Maniac. Michael Zambello. We'll be right back.
100% Granata. Cioè, praticamente l'hai fatto passare fino all'ultimo secondo, signor Franco. Ma è normale, poi tra l'altro una produzione di Giorgio Moroder, colonna sonora del film precedente. Invece se non era di Giorgio Moroder non lo facevi fino all'ultimo secondo? No, completamente. Poi Marco Sembello, Maniac, Buonanotte Santi. Film? Maniac o Maniac? Dovrebbe essere Maniac, però no, diciamo Maniac. Maniac. Ma quello è il senso della traduzione. Poi si capisce, si capisce. Franco, io poi ti dico cosa ho capito quando ci hai salutato prima del pezzo, come ci hai epitetati. io... Ma lo sapete che sono tipo spiritoso. Ah, come no? Quindi vorrei ricordare se ci trovate su YouTube e soprattutto questa è una trasmissione sportiva. Speriamo che ti trova qualcuno e ti porta via prima o poi. No, scherzo. E come scherzo. Fate? Io ho pensato scherzo. Stesse dicendo una trasmissione vietata ai minori di 18 anni. Va bene, va bene. Un po' di saluti, vabbè, ovviamente Severin, che fra l'altro ci dà anche, ci conferma con il suo personale feedback a proposito della fila, insomma anche la sua fila è andata spedita, no, ma obiettivamente si vedeva, si percepiva che non c'erano problemi ai vari ingressi e che tutto procedeva in maniera pulita. Un saluto anche per Gaetano, ciao Gaetano, speriamo di incontrarci presto. Allora, stavamo dicendo, a parte qualche altra chicca della serata, che poi magari ne parliamo dopo, perché come non parlare dei 16 minuti di fuochi d'artificio, c'è stata una partita. Sì, si è giocata una partita decisiva, tra le altre cose, non di contorno. Una partita che Torrisi, insomma, ha scelto uno schieramento, diciamo, abituale in partenza, il 4-2-3-1. Con diciamo sostanzialmente tutti i pezzi da 90. Dico che Crimi San Luca non l'aveva fatto giocare perché serviva per domenica sera, lo sapevano anche i muri. Personalmente devo dire la verità, anche se poi è stato l'uomo decisivo, pensavo che non avrebbe inizialmente trovato posto Balla, e invece no, come abbiamo visto, ed è stato l'uomo decisivo. E devo dire, il presidente mi ha fatto, in una delle sue dichiarazioni, mi ha fatto ricordare che alla fine Balla è l'uomo dei gol decisivi, cioè dei gol nelle partite importanti. Quindi questa sì. Deve essere una dote che gli va riconosciuta. No, ma devo dire la verità, onestamente anche a me ha sorpreso lo schieramento di Balla dall'inizio, non me lo aspettavo. Lo ha schierato nel suo ruolo naturale, ossia quello di trequartista dietro la punta, la prima punta, Cocco.
E tra le, è vero che poi durante la gara molto spesso i giocatori si alternavano, comunque si scambiavano le posizioni, però principalmente ha giostrato in quella zona di campo che è anche la più congeniale alle sue caratteristiche tecniche. E come ha detto il presidente ieri, sì, in effetti è l'uomo che c'è sempre stato in tutte le partite più importanti, ha timbrato il cartellino, ha segnato il gol del 2-0 contro la Vibonese in casa, ha segnato a Reggio Calabria, ha segnato domenica il gol decisivo promozione con il Siracusa. Quindi è stato un uomo, un giocatore che ha fatto i suoi gol, ha fatto i suoi assist, quindi ha dato un grandissimo contributo alla stagione granata, al raggiungimento dell'obiettivo, e sono state comunque tutte segnature pesanti, importanti. Quindi questo significa che nei momenti importanti, nei momenti in cui è stato chiamato in causa dal mister, da mister Torrisi per lasciare il segno, è riuscito quando a farlo, la palla pesa. E quindi questo non può che essere un pregio, è una qualità molto importante per un calciatore, soprattutto per un calciatore offensivo come Besmir Balla. Per il resto, relativamente alla gara, che cosa dire? Diciamo che la partita l'ha fatta il Trapani, perché sin dall'inizio i Granata sono scesi in campo con il piglio di chi sa e conosce bene quale risultato bisogna conquistare, è consapevole dell'importanza della partita. Non per questo cominciano a tremare le gambe anche davanti ad 8.000 persone, ma con grande personalità e con grande determinazione si mette a macinare, si mette a giocare, a lavorare per raggiungere questo obiettivo. Sin dalle prime battute la squadra ha dimostrato fluidità, quella fluidità e quella anche scioltezza nella manovra che ha contraddistinto le ultime prestazioni, in particolar modo dobbiamo dire tutto il girone di ritorno, soprattutto nelle gare casalinghe. Ricordiamo che prima del gol a inizio ripresa decisivo di Balla con un tiro dalla media distanza, nel primo tempo il Trapani era andato altre volte vicino alla segnatura, alla marcatura. C'è stato un gol apparso ai più regolare di Cocco all'inizio, annullato, non ho capito se per fallo, per carica sul portiere o se per fuorigioco, onestamente, ma credo per carica al portiere, perché ma non mi sembra che il guardaline avesse... Secondo me non c'era il guardaline, non ha alzato la bandierina, è andato immediatamente verso il centrocampo. La carica al portiere non c'era. La carica al portiere a mio avviso non c'era, mi resta il dubbio perché diciamo per regolamento il portiere nell'area piccola non si può toccare, però voglio dire, mi è sembrato che... Allora, ricordiamo anche una cosa, Lamberti qualche minuto prima aveva avuto uno scontro con un suo compagno ed era rimasto a terra dal quale ne era rimasto un po' diciamo colpito. A mio avviso era semplicemente ancora un po' stordito dal contrasto precedente, perché ha sbagliato totalmente il tempo infatti, dell'uscita. Tra le altre cose, rivedendolo poi la sera, rivedendolo nei giorni successivi, si vede chiaramente che Cocco salta senza ostacolarlo, senza toccarlo, e lo anticipa nettamente per depositando la palla in rete. Per usare un termine cestistico, Cocco è saltato sul suo cilindro. Esatto. Quindi tecnicamente non è andato verso il portiere. Non ha allargato le braccia. E con la testa è andato più in alto della mano di Lamberti. Per questo dico che Lamberti ha totalmente sbagliato il tempo. Esatto. Poi... Però l'arbitro l'ha pensato così. Ricordiamolo, quindi dopo questo gol annullato il Trapani è andato vicino. Dimmi. Così come dallo stadio l'episodio del diciamo fallo su Cocco, per quanto lui se l'è cercato dall'alto della sua esperienza, allo stadio mi era sembrato, cioè rivedendolo in TV me lo sono detto più volte, ma come si fa a non fischiare questo rigore? Allora, perché io... l'avversario non la può prendere mai la palla, gli ha messo lui il piede davanti. A velocità normale durante la partita dallo stadio onestamente non ero così sicuro potesse essere rigore. Rivedendolo anche lì e poi successivamente in televisione, effettivamente, vista la posizione di Cocco e l'intervento del difensore del Siracusa, non fischiare il rigore è abbastanza dubbio. L'arbitro, tra le altre cose, era proprio lì vicino e aveva la visuale completamente libera, sgombra, quindi ha potuto vedere l'azione in maniera chiara, limpida e pulita.
ma anche lì ha preso questa decisione. Ricordiamolo che proprio prima di questo intervento c'è stato un grande intervento di Lamberti su tiro di Kragl che poteva valere il gol dell'1-0. Ci sono state altre situazioni pericolose in cui il Trapani avrebbe potuto segnare già nella prima frazione di gioco, così non è stato. Il Siracusa ha cercato di rintuzzare gli attacchi granata, ma diciamo che a parte uno o due tiri dalla distanza bloccati e controllati agevolmente da Uikai, non ci sono state altre occasioni pericolose. Nella ripresa poi, come sappiamo tutti bene, dopo 5 minuti c'è stato il tiro in cui Lamberti non è stato proprio impeccabile, di Balla, che ha portato il Trapani sull'1-0 con l'esplosione di gioia degli 8.000 cuori granata presenti domenica sera. E da lì diciamo che è stata poi un'amministrazione da parte degli uomini di Torrisi, che hanno cercato in varie occasioni di siglare il raddoppio e quindi chiudere definitivamente la partita, mettere in ghiaccio il risultato e pensare soltanto ai festeggiamenti. Così non è stato, ma dall'altro lato gli Aretusei non si sono mai resi pericolosi, non hanno mai dato l'impressione di poter impensierire la retroguardia granata, e quindi diciamo che la partita poi è scivolata sui binari della festa fino comunque al triplice fischio. È andato in ogni caso più vicino il Trapani al possibile 2-0 che non il Siracusa all'eventuale 1-1. Ricordiamo c'è stato un tiro di Convitto nella ripresa, un diagonale respinta anche lì molto bene da Lamberti, portiere che poi è stato costretto molto probabilmente per una contrattura o forse uno stiramento in sede di rinvio ad uscire, a lasciare il posto al suo secondo Lumia. Ma come detto, insomma, è stato più il Trapani vicino al raddoppio che il Siracusa al pareggio, e al triplice fischio si è scatenata poi la festa dei giocatori in campo, dello staff tecnico, dello staff dirigenziale e di tutti i tifosi di contorno. E torniamo quindi a quello che era, diciamo, l'ambience del provinciale. In campo ovviamente, come hai detto tu, iniziava la festa di tutti quanti, e per quanto sugli spalti altrettanto, insomma, eravamo tutti contenti e felici di quello che stava accadendo, però comunque tutti composti, sì. Tutti, ognuno al proprio posto, in attesa della sorpresa che comunque il presidente aveva annunciato, che era un po' il segreto di Pulcinella, esatto. Perché poi lo sapevano tutti. Però in ogni caso devo dire che anche questa, secondo me, è stata una prova di maturità di questi, continuiamo a dirlo, 8.000 spettatori che erano al provinciale, perché cioè ognuno è rimasto al proprio posto a godersi la festa. Posso essere sborone, posso fare sì, lo sborone. Certo. Diciamo che ormai siamo abituati a Bezzi a qualche festeggiamento, a qualche promozione di peso importante, e quindi siamo ormai abituati anche a vivere determinate situazioni, e domenica sera lo abbiamo dimostrato. Però faccio un esempio: Trapani Piacenza, la seconda promozione in B con Vincenzo Italiano. Ad un certo punto ci siamo ritrovati tutti in campo. Sì. Non è stata un'invasione, perché diciamo che quasi hanno aperto i cancelli. Esatto. Però stavolta non è successo. Stavolta no. E tutti ci siamo goduti la festa, ognuno al proprio posto, diciamo, allo stadio, a secondo dove ci si trovava. E qui abbiamo ammirato. E quindi, prima di arrivare lì dove stai arrivando tu, a un certo punto, per esempio, io ero con mio figlio fa: papà, guarda, c'era il drone. Sì, ma è comparso il drone. Ora, il drone, obiettivamente, io ero molto curioso di vedere le immagini di questo drone che volteggiava una volta in campo, una volta sulle nostre teste, e devo dire, le ho viste ieri sera per la prima volta in TV, e oggettivamente sono state delle immagini spettacolari, perché il campo visto dall'alto, ma anche lo spettacolo dopo al termine della partita, le immagini del drone, con il drone, erano veramente spettacolari. No, anche perché ti permette di andare a vedere o comunque di osservare i fatti, le azioni, le ambientazioni, da angolature, da prospettive che altrimenti non sarebbero possibili. Signor Franco, non so quale immane lo vedo, però sai quando il bambino che gli stanno dando la marmellata. 3, 2, 1, via. Vai, signor Franco.
parlate con me, sì. Siete tutti distintivi e chiacchiere comunque, ma sì. Signor Onnino, hanno dato la maglietta signor Capitano? Sì, l'ho notata prima mentre però, parlava, infatti non sapevo se dirlo o meno, però mi no, sono l'avevo già detto io. Ah, ecco. Non si toglie cosa, una camicia, non lo so, non se la toglie per far vedere completamente, ma lei non ce l'ha questa maglietta? No, io non ce l'ho. La vendevano a 10 euro, quindi... Ma peccato, siamo arrivati in ritardo. Siete arrivati in ritardo, torniamo alla partita. Torniamo, facciamo una pausa musicale e poi ritorniamo. Come dice? Ai festeggiamenti. Come ossia comanda. Adesso vi faccio ascoltare una canzone in anteprima quasi. In italiano, però così non corriamo rischi. In anteprima, lo siamo della So Funky ed è Josue Brown. Oh con questa canzone si chiama Ghana. I Believe. Rientriamo in diretta 22:21 zacradio.net 100% Granata, Tony e Nino in diretta, salutiamo i nostri due malatini di questa settimana, veramente uno è malatino che è Tony Lundari, l'altro è stato bloccato da impegni di lavoro,
Sergio Villabuona, e quindi insomma gli diamo appuntamento a prossima settimana. E vabbè, è il regista, lui è, ce lo dobbiamo tenere, Franco Inzoli. Non so, devo pure andare a prendere, portare a casa tutte le volte, ma ti immagini, cioè, ma a livello di... E 50 euro poi gli di Madre Teresa di Calcutta, sì, vai... Non sia... calma, 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 che siamo in diretta. Non mi veniva la parola. Ed è sempre una trasmissione di sport. Di sport. Comunque la parola che stavo per dire era bastonate. Cioè, no, siccome ho visto la partita e mi ero un poco, come posso dire, immaginato, come un giocatore di Siracusa che voleva la rissa in campo per vincere la partita a tavolino. Sì, no, quello no. No, sì, quello sì. No. C'era il numero 89 che... 99. Che è entrato dopo in sostituzione del numero 9 che aveva... Due signori, entrambi due signori. Esatto. Veramente una squisitezza. Quando ho finito la partita voleva la questione con quello che voleva la maglia... Perché segnasse? Perché voleva segnasse la maglia del Trapani. È uno zucchero di persona proprio. Vabbè, l'anno scorso ha festeggiato lui, quest'anno purtroppo festeggiamo noi, gli vogliamo bene lo stesso. Sotto questo punto di vista mi piace molto quello che ha detto Kragl nell'immediato post partita. Loro sono venuti, volevano vincere loro, ma abbiamo vinto noi, quindi... Diciamo che è semplice, chiaro e conciso. Lo fa una grinza. Allora, torniamo a, diciamo, a quello che è stato... Lo spirito teutonico è sempre... Wunderbar. Wunderbar. Sì, vabbè. Dopo questo possiamo anche chiudere. Ritorniamo quindi al post partita. Mentre in campo succedeva di ogni, sono comparse immediatamente le maglie celebrative, che più che celebrative secondo me sono impegnative. Impegnative, bravo, perché non ci basta, voglio dire, vuol dire anche che... lì più chiaro di così si muore. E quindi, mentre appunto succedeva di ogni, c'erano dei soggetti che trafelati stavano preparando tutto l'ambaradam. Questo per sottolineare sempre l'umorismo nostro siciliano e trapanese, sì, che dalla gradinata si alzavano, ci stanno puttani pizze. No, ma poi fra l'altro erano abbastanza pesanti, alcuni li portavano in due, e poi abbiamo capito anche il perché. Perché... diciamo, è stato creato una sorta di viale illuminato che è stato percorso dal presidente Antonini, che è stato ovviamente il primo a prendere la parola. Eppure ti posso dire una cosa, per la prima volta dal quando l'hai visto emozionato. Bravo, l'ho sentito emozionato, perché ovviamente vederlo non lo vedevo, però la voce, dalla voce si percepiva che c'era una grande emozione, e non è non è così scontato. No, oltre che scontato, non è così usuale, perché ovviamente è, diciamo, un uomo, è sempre, e quindi uno abituato a gestire le bravissimo emozioni. Bravissimo a non farle trasparire. Invece domenica, dopo la partita, quando ha preso parola al microfono, sin dall'inizio si è sentita una voce rotta dall'emozione, e quindi ha fatto tradire quella che anche per lui era una serata importante. E devo dire, per quello che mi riguarda, è stato anche importante. Cioè, voglio dire, le prime parole che ha detto sono state: Trapani ha vinto. Esatto. Quindi, diciamo, ha voluto in un certo senso condividere tutto quello che stava accadendo con l'intera città. E credo, ripeto, sia stato molto bello. E poi sono partiti, appunto, questi, ha schiacciato questo bottone rosso. Ha struccato il bottone il presidente. Questo bottone rosso, e sono partiti questi fuochi d'artificio. E ora finiscono, E vabbè, bello, quanto dureranno, bello. Ora finiscono, e gente continuava a fare video che ha esaurito la memoria dei cellulari. Dico, sono durati circa 16 minuti, qualcosa del genere, e alla fine un po' tutti poi avevano... la preoccupazione di come si sentisse il sindaco, diciamo. Ha avuto un mancamento. Beh, è chiaro, noi stiamo scherzando, ci mancherebbe. È stata, ma credo, vittoria... che anche il sindaco stesso abbia scherzato su questo. E quindi, insomma, c'è stato questo bellissimo, stupendo, meraviglioso spettacolo di fuochi d'artificio che ha illuminato la notte del provinciale, regalando appunto questa ultima emozione all'interno del provinciale, perché poi continuo a ripetere, tutti ordinatamente, in maniera sistemata, siamo usciti
dallo stadio per andare a quello sfogare, che è il luogo simbolo dei festeggiamenti, l'ulteriore dose di gioia, di felicità, di festa, appunto per le vie della città. Via Fardella completamente bloccata dal caos, e in fondo Piazza Vittorio idem, e insomma una festa popolare che sotto che, casa mia che, anche sotto, per i fatti tuoi si offrono, diciamolo, durata fino a notte inoltrata, e che poi si è inaspettatamente, perché probabilmente veramente non era una cosa, è stata una cosa inaspettata, credo che fossero già quasi le due, sono spuntati i giocatori con le loro macchine a passare in mezzo ai tifosi, e quindi insomma da lì praticamente è ripartita la festa. Va bene, il 7 aprile 2024 è un'altra, si annovera tra le date da ricordare, che possiamo consegnare alla storia, la data nella quale il Trapani torna tra i professionisti, quindi in Serie C. Adesso appunto la stagione non è finita, ci sarà intanto da completare il campionato con le ultime quattro partite che restano, a cominciare dalla prossima contro il Portici, che fra l'altro è stato modificato l'orario, viene anticipata di mezz'ora, è la notizia di oggi. Quindi si giocherà alle 14.30. Tra le altre cose c'è un altro obiettivo da raggiungere, oltre alla finale di Coppa Italia e la Pool Scudetto, come ricordate inizio trasmissione nell'intervista con la chiacchierata con Paolo Cericola, bisogna chiudere il campionato da imbattuti. Perché credo che nella storia nei 119 anni di storia del Trapani la squadra della Granata non abbia mai concluso un campionato senza sconfitte, subire sconfitte, e soprattutto c'è da aggiornare i vari record che sono stati fin qui conseguiti, quindi vabbè, quello lo scopriremo nelle prossime partite. Signor Franco, un'altra pausa musicale e poi parliamo anche di basket, perché non ce lo siamo dimenticati. Me lo stavo chiedendo pure, ma ci ha giocato io, il basket? Tu pensi a mettere la musica. Ma il basket ha giocato? Questo no, ma non solo ha giocato, c'è stato il ballo delle debuttanti sabato, quindi... Io Capitello, adesso vi faccio ascoltare una canzone, una delle più belle canzoni secondo me degli anni 70-80. Era un gruppo preferito mio, The Cure, con questo Love Song. I am
ciao, sono Lorena Benincasa, capitano della Sea Life Island Bolerice e anch'io ascolto Zach Radio. E salutiamo Lorena Benincasa, salutiamo anche Land Bolerice che per adesso è in vacanza perché ci sono le nazionali, il campionato riprenderà il 20 di aprile e quindi torneremo a parlare di handball appunto dopo quella data, insomma poi si entrerà nella fase decisiva della stagione, il campionato andrà verso i playoff e quindi verso appunto, ripeto, la fase decisiva. Allora invece dobbiamo parlare di basket perché anche la Trapani Shark ha giocato nel fine settimana, facciamo un passettino indietro e quindi della domenica della quale insomma vi abbiamo raccontato un po' tutto. Facciamo un passo indietro e andiamo a sabato, quando c'era stato l'altro sold out, che fra l'altro per il basket è il terzo consecutivo. Insomma, il Palazzetto, il Palashark, sotto questo punto di vista è più abituato al sold out. A proposito, apriamo e chiudiamo parentesi, sembrerebbe, o meglio è confermato, non confermato, più voci confermano questo fatto, che per l'ultima partita della fase d'orologio, che sarebbe quella contro la Fortitudo Bologna, dovrebbe essere disponibile anche il terzo anello, cioè quello appunto in alto che è stato sistemato e sarà fruibile per in questo caso per l'ultima di stagione regolare, ma poi soprattutto ovviamente per i playoff. E allora la partita di sabato, se poco aveva da dire dal punto di vista della classifica, visto che gli Shark sono abbondantemente primi a prescindere da quello che faranno da qui a fine stagione, aveva invece tanto da dire perché era la prima di Amar Alibegovic e di Stefano Gentile, i due pezzi da 91, come ho detto io scherzosamente, perché insomma sono più che 90, quindi sono due gioielli di una corona già di per sé preziosa. Anche questa è un'altra metafora che ho utilizzato spesso negli ultimi giorni. Insomma, due altri grandi giocatori che il presidente Antonini ha voluto regalare a Coach Diana per rafforzare le sue intenzioni di promozione. Trapani era la squadra da battere prima, lo è diventato ancora di più adesso. Fra l'altro si è chiuso il mercato, non ci sono stati grandi movimenti tra le altre squadre, qualcuno ha tamponato qualche falla che aveva in condizione a secondo per esempio di qualche infortunio, però nessuna squadra ha inserito due elementi come quelli che può aver inserito Trapani. Trapani era già la più forte, è diventata la più fortissima, non so se si può dire. Coach Diana ha scelto l'inserimento di questi due giocatori intanto implica delle scelte, perché non possono andare più di 10 senior al referto ogni partita e per questa prima occasione i primi due a restare fuori dalle rotazioni sono stati Andrea Renzi e Matteo Imbro, che sta ancora recuperando dopo il problema al ginocchio, ma dovrebbe ormai essere pronto al rientro. E Coach Diana ha scelto di fare esordire dal primo minuto Alibegovic, mentre Stefano Gentile è entrato a partita in corso. È stato sicuramente il protagonista nel break del terzo quarto, che di fatto ha consegnato la vittoria a Trapani, portandola fino a più 20 in pochissimi minuti. E mentre Alibegovic è entrato in campo probabilmente sentendo un po' troppo l'emozione, personalmente mi ha dato la sensazione di voler un pochino strafare, poi però piano piano si è rimesso in ritmo, probabilmente anche qualche consiglio del coach che lo ha richiamato in panca e poi ha cominciato a fare le sue cose e ha dato senz'altro chiara dimostrazione di quelle che possono essere le sue possibilità. Dal punto di vista tecnico o tattico, questi due giocatori, soprattutto Alibegovic, ha determinato sottocanestro. Adesso ci sono delle soluzioni diverse. Quando Orton viene richiamato in panchina a rifiatare,
viene rimpiazzato sotto appunto il tabellone da Ali Begovic. Comunque c'è questa rotazione anche con Pullazzi, insomma ci sono questi giocatori che riescono a Mobio ovviamente, che si distribuiscono insomma questi due ruoli a seconda delle necessità dei momenti della partita. Stefano Gentile ha fatto vedere quelle che sono le sue caratteristiche, insomma una leadership innata, si è preso subito la squadra in mano e appunto è stato protagonista nel momento decisivo, nel break decisivo del terzo quarto, quando Trapani è andata a più 20 e di fatto ha messo le mani sulla partita dopo un primo tempo equilibrato. E quindi sicuramente buone notizie per quello che riguarda gli Shark, che fra l'altro oggi è anche vigilia di campionato, perché domani si torna in campo, Trapani deve recuperare la seconda giornata della fase ad orologio in trasferta a 100, che non si era giocata per via degli impegni delle nazionali. Trapani all'epoca mancava di Mobio e Pugliatti, che erano impegnati appunto con le rispettive nazionali, anche 100, se non ricordo male, aveva un giocatore assente per lo stesso motivo. Si recupera domani, quindi mercoledì ci sarà questo recupero di campionato. Trapani quindi eguaglierà le altre squadre, arriveranno tutte a 30 partite, Trapani momentaneamente è a 29, e poi domenica giocherà ancora una volta in trasferta, questa volta a Chiusi, prima appunto di chiudere la fase ad orologio, come detto, con la partita contro Bologna. Questo per dire che si aprono poi gli scenari, perché se fin qui questa fase d'orologio era stata caratterizzata da tanto equilibrio, nelle prime giornate avevamo detto che c'era una sensazione insomma che il girone rosso, quindi non quello di Trapani, avesse qualcosina in più dal punto di vista fisico, perché le partite diciamo erano quasi tutte tirate, ma poi quasi sempre la spuntava la squadra del girone rosso. E adesso succede che soprattutto nella giornata di domenica scorsa succede che ci sono dei risultati strani, quantomeno strani. La pallacanestro sappiamo che è uno sport come dire particolare, nel quale, come si suol dire, tutto è possibile, però francamente alcuni risultati lasciano un pochino perplessi, bravo, non mi veniva la parola. Ad esempio, per quello che mi riguarda, uno su tutti, e non me ne vogliono i cugini di Agrigento, uno su tutti la vittoria della Moncada Agrigento, della Fortitudo Agrigento contro Bologna, 81-79, con Bologna che fino a qualche minuto dalla fine era avanti di 9, quindi insomma ha avuto un crollo verticale, e anche andando a rivedere poi i tabellini e la partita, anche alcune scelte da parte di coach Caglia, che notoriamente non è un coach che ruota tantissimi uomini per dare insomma spazio a tutti. Invece in questa partita ha fatto giocare praticamente avrebbe fatto giocare anche me insomma se fosse stato nei paraggi, e niente, Agrigento ha vinto dopo tempo immemore una partita, 81-79 il finale, risultato sorprendente, così come sorprendente è stata anche la vittoria di Monferrato contro l'altra seconda, Udine, 88-71, qui insomma con un punteggio che non lascia spazio ad altre interpretazioni particolari. Diciamo che Udine ha preso una partita storta, mettiamola così. Questi due risultati per esempio hanno vanificato quella che poteva essere l'impresa di giornata di Latina, che invece aveva vinto 71-70 contro Verona e aveva appunto sorpassato sia Agrigento sia Monferrato, che possibilmente magari contava sulla possibilità che queste due squadre avessero fatto valere la loro classifica contro le rispettive avversarie, e quindi per Latina sarebbe stata una giornata più che positiva. Invece di fatto tutto è rimasto come prima.
E quindi la considerazione che si può fare qual è? Bologna e Udine, diciamo, stanno giocando per evitare Trapani? Boh, potrebbe essere, lo scopriremo tra qualche giorno, di sicuro tra qualche giornata. Di sicuro, per esempio, Trapani, vedremo cosa succederà nelle prossime due partite e poi appunto ci si presenterà all'ultima giornata nella quale Trapani affronta Bologna. E dico, è una possibilità non tanto remota che Trapani sia nella posizione di scegliere se scegliersi Bologna o meno. Lo scopriremo tra qualche partita. Detto questo, ha vinto anche l'altra capolista Forlì, fuori casa, contro Vigevano, una partita combattuta, con 4 quarti tutti e 4 combattuti, con distacchi di 1 o 2 punti tra le due squadre. Alla fine ha vinto Forlì 85-80. Altra partita risolta nel finale è quella tra Treviglio e Orzinuovi, con un canestro da 3 di Miaschi all'ultimo, Federico Miaschi all'ultimo secondo, che ha dato la vittoria a Treviglio, altrimenti Orzinuovi avrebbe conquistato 2 punti importantissimi. E invece questa sconfitta somiglia moltissimo ad una sentenza per la squadra appunto di Orzi. Altra vittoria importante che conferma, praticamente credo che Cividale sia l'unica squadra imbattuta di questa di questa fase d'orologio. L'ottava vittoria, questa volta in trasferta, contro Milano 94-92. E Cividale, che praticamente, se era partita in questa fase d'orologio per guardare all'ottavo posto, che avrebbe significato fondamentalmente salvezza, ma soprattutto il primo turno di playoff, ma ripeto, fondamentalmente salvezza, perché l'obiettivo della società, adesso guarda addirittura al 6° posto, è attualmente 7ª, con prospettiva di, ripeto, guadagnarsi una posizione ancora migliore nella griglia dei playoff. Ha perso ancora la Luis Roma, che sta attraversando, diciamo, una fase sicuramente non positiva della stagione, dopo un enorme sforzo, secondo me, fatto nella parte centrale. 56-81, una partita senza storia in casa contro Chiusi, che sarà l'avversario successivo di Trapani, quindi 100 domani, Chiusi domenica prossima. Vittoria invece per Rieti, che si mantiene nelle zone altissime e potrebbe, chissà, fare qualche sorpresa alle primissime della classifica. Vittoria casalinga anche per Cremona, 73-68 contro Nardò. E poi l'ultima sorpresa, diciamo, di giornata, ma qui tutto sommato, diciamo, si può fare poca dietrologia, se vogliamo usare questo termine. Ieri sera c'era la partita tra Torino e Rimini, che appunto chiudeva la giornata, questa 8ª giornata della fase d'orologio, e Torino ha perso in casa 76-84 contro Rimini. Avesse vinto, avrebbe agganciato Cantù al 2° posto, e quindi diciamo che sulla sconfitta di Torino, in questo momento, poi magari tra qualche giornata scopriremo qualche altro aspetto, ma insomma su questo momento, allo stato attuale, diciamo, c'è poco da dire. Sicuramente un'occasione sprecata per Torino, perché appunto avrebbe potuto agganciare Cantù e poi allora magari avrebbero dovuto decidere cosa fare, se giocare per evitarsi Trapani oppure no. Quindi questo è il resoconto della 8ª giornata della fase d'orologio. La stagione del basket praticamente si sta dirigendo verso la fase decisiva, che è quella dei playoff. Trapani si presenta con i favori del pronostico, questo è inutile. Non stiamo scoprendo l'acqua calda, a maggior ragione, ripetiamo, dopo l'inserimento di questi due pezzi da 90, Alibegovic è Gentile, figlio di cotanto padre, Nando Gentile, lo scugnizzo di Caserta. E speriamo che ripercorra le orme del padre. Assolutamente sì, e noi ovviamente saremo qui a raccontarvelo. Io volevo, signor Franco, noi sforiamo sempre tutte le settimane, volevo chiudere la trasmissione con una polemica. Non lo facciamo quasi mai,
Forse non lo facciamo mai, ma io una volta lo voglio fare, mi voglio togliere questo sfizio. Lei è il padrone a casa mia. Un po' perché in un certo senso mi tocca. Voi sapete tutti, insomma, io collaboro con Locale News, quindi insomma scrivo qualcosina a proposito di sport. Ci sono stati tanti in questi due giorni, da quando il Trapani ha vinto il campionato, che si sono precipitati ad ogni post che si parla del Trapani, ma non scritto da, non necessariamente scritto, non lo dico perché è scritto da me, dovunque. Eh sì, però a Trapani manca l'acqua, eh sì, però quando per il problema dei posteggi non fate le cose. L'importante è che uscite quando il Trapani vince il campionato. Ora, io voglio dire una cosa. Lo sport in occasioni come questa è motivo di riscatto sociale per tutti. Proprio per non pensare per un momento, per una sera, per un pomeriggio, per un'ora, per non pensare al fatto che manca l'acqua, al fatto che manca il parcheggio o al fatto che si paga tanto di tassa della spazzatura. Non, sicuramente non deve essere il calcio a risolvere questo problema. Ma soprattutto a te che scrivi, sì, però non vi vedo a fare i cortei contro l'acqua che manca. Ma perché non lo fai tu? Perché non lo fai tu? E poi vediamo se io vengo sotto a scriverti, però abbiamo vinto il campionato. No, io non te lo vinco il campionato. È come se vai a fare, non te lo scrivo, è come se vai a fare, a parlare delle virtù della carne a un congresso di vegani. Ma che ti ci porta? No, ma io più che... Cioè, io credo che questa falsa... che cos'è? Populismo? Non lo so come chiamarlo. Ma godiamoci il momento una volta tanto. Lo sappiamo, i problemi non li risolve né il Trapani, né il Milan, né la Juventus, né non. Per una volta. Siamo sempre stati abituati a gioire per le squadre del nord. Abbiamo una cosa nostra, anzi abbiamo due cose che non sono quello che potrebbe pensare. Me la sono cercata. Abbiamo una cosa della nostra città, ecco, mettiamolo su questo piano. Ma perché dobbiamo cercare sempre di rovinarcela per qualsiasi motivo? No, ma io più che altro mi chiederei a queste persone che scrivono questi commenti, ma cosa toglie a te il fatto che dei cittadini, degli sportivi scendano a festeggiare il successo sportivo della propria squadra del cuore, che rappresenta la tua città, anche la tua città, rappresenta anche te in quel momento? Io vorrei capire il perché invece i cittadini, i tifosi non dovrebbero scendere in piazza a festeggiare. Perché non manca l'acqua? Perché poi chi lo dice che queste stesse persone non si attivano nel loro privato per risolvere questo problema o per far sì che questo problema venga affrontato e risolto? Non è che te lo vengono a raccontare o tu puoi sapere cosa nella vita ogni persona fa. Quindi mi sembrano polemiche pretestuose, pretenziose. Mi dispiace anche di chi forse non sa apprezzare le cose belle della vita, non lo so, mi permetto di dire anche questo. Mi sembra un po', facendo il paragone, esasperandolo, come che tutti noi sappiamo da qua a 100 anni che dobbiamo morire, perché purtroppo nella vita a questo siamo destinati, allora perché già sappiamo che siamo nati e dovremo morire, ci priviamo di qualsiasi gioia, ci priviamo di tanto, a che cosa serve? Se prima o poi dobbiamo morire, a che cosa serve? Cioè, dico... Se io mi devo privare di una gioia per una sera perché manca l'acqua, perché la città può essere sporca, perché manca quell'altro servizio, allora finiamo di vivere, perché i problemi ci sono e ci saranno sempre e comunque. È il modo in cui tu li affronti che cambia la prospettiva. Esatto. E quindi noi ci annacchiamo. Lo possiamo, assolutamente. Chiudiamola così. Noi ci annacchiamo. E allora l'appuntamento è ovviamente per martedì prossimo in diretta sempre su zaccaradio.net alle 21:15. Saluto Nino Parinello che è stato con noi per questa settimana. Ciao ragazzi, a martedì prossimo. Nonostante tutto saluto sempre il mio buon Franco Insolia. Grazie signor Capitano, è una persona buonissima.
Salutiamo ovviamente Sergio e Tony Lundari, che speriamo di averli con noi la prossima settimana, e salutiamo soprattutto tutti quelli che sono stati in nostra compagnia o si sono fatti fare compagnia per queste due ore circa. L'appuntamento, ripeto, è per martedì prossimo alle 21.15, sempre in diretta, sempre su zaccradio.net. Adesso vi lasciamo alla programmazione della radio, perché ricordate, Zac Radio non si ferma mai. Ciao a tutti! Ciao! Ciao.